Ho contato i miei anni e ho scoperto che ho meno tempo per vivere da qui in poi rispetto a quello che ho vissuto fino ad ora. Mi sento come quel bambino che ha vinto un sacchetto di caramelle. Le prime le ho mangiate con piacere, ma quando ho compreso che ne erano rimaste poche, ho cominciato a gustarle molto più intensamente. Non ho più tempo per riunioni interminabili, dove vengono discussi statuti, regole, procedure e regolamenti interni, sapendo che nulla sarà raggiunto. Non ho più tempo per sostenere le persone assurde, che nonostante la loro età anagrafica, non sono cresciute affatto. Il mio tempo è troppo breve. Voglio l'essenza, perché la mia anima ha fretta. E poi io non ho più molte caramelle nel sacchetto. Voglio vivere accanto a persone umane, che sappiano ridere dei propri errori, e che non siano gonfiate dai propri trionfi, e che si assumano le proprie responsabilità. Così, solo così, si difende la dignità umana e si va verso la verità e l'onestà. È l'essenziale che fa valer la pena di vivere. Voglio circondarmi da persone che sanno come toccare i cuori, da persone a cui i duri colpi della vita hanno insegnato a crescere con tocchi soavi dell'anima. Sì, sono di fretta. Ho fretta di vivere con l'intensità che solo la maturità sa dare. E non intendo sprecare nessuna di quelle caramelle rimaste. Sono sicuro che saranno squisite, molto più di quelle mangiate finora. Abbiamo due vite, e la seconda inizia quando ti rendi conto che ne hai solo una. Il mio obiettivo è quello di raggiungere la fine soddisfatto e in pace coi miei cari e la mia coscienza. Spero che anche il tuo lo sia, perché in un modo o nell'altro, anche tu ci arriverai.